Ci troviamo presso la Pinacoteca di Salerno, dove al suo interno è allestita la personale dell'artista cilentano Giuseppe Di Lorenzo, inaugurata lo scorso 6 marzo e in visione fino al 31 del mese corrente. Dell'artista, del maestro Giuseppe Di Lorenzo, che ci racconta della sua personale opere in ceramica. È un tentativo di entrare in uno spazio che non è strettamente uno spazio espositivo, perché non è una galleria d'arte, ma è una pinacoteca provinciale dove c'è un patrimonio di rara bellezza che rappresenta il nostro territorio. E quindi l'obiettivo è stato quello di tentare di far dialogare questa memoria storica che in qualche modo ci appartiene con un'altra memoria, che è la memoria della nostra esistenza, che è quella dell'uomo contemporaneo che vive, diciamo, oggi e tenta di rappresentare quello che è il proprio esistere attraverso il lavoro che svolge. Maestro, perché proprio riportare su queste opere il fascino della scrittura? La scrittura è un elemento che ci permette di comunicare, è un segno che è dentro di noi, fin da quando siamo bambini, voglio dire. Noi ci esprimiamo, comunichiamo con l'altro attraverso lo scarabocchio. Bene, quindi attraverso lo scarabocchio, perché è la prima forma di espressione, è la prima forma di percezione, insomma, è una dimostrazione di affermare che noi esistiamo, e quindi anche da bambini, in questo mondo dell'infanzia, voglio dire, i bimbi esprimono il proprio sentire attraverso il colore, attraverso i segni, attraverso le tracce che liberamente lasciano sui fogli, no? Senza un apparente perché, voglio dire, ma c'è un perché, c'è, voglio dire, perché attraverso il segno rappresentano una propria istanza interiore di dire all'altro delle cose. Siamo poi noi adulti che dobbiamo essere bravi a capire e accogliere questo parlare in silenzio, insomma, quindi attraverso i segni. Materiali ha lavorato, maestro, per realizzare queste opere d'arte? Allora, prioritariamente la terra, perché questa è terra, che viene modellata e poi viene cotta, contaminata da smalti, contaminati da macchie di colore, quindi che diventa ceramica. Però voglio anche specificare che io non sono un ceramista, per cui questo è un lavoro che si sposta tutto sull'ambito della ricerca,
e quindi su quella parte dell'arte contemporanea che guarda questa materia con estremo interesse. Prima di concludere il nostro viaggio all'interno della personale del maestro Di Lorenzo, vorrei porre insomma un'ultima domanda e chiederle come mai la presenza di questo vaso all'interno di questa bellissima installazione. Tu poni una questione centrale, insomma, no? Quindi poni l'attenzione su una questione centrale che effettivamente sottolinea ancora una volta tutto ciò che abbiamo detto durante questo nostro breve viaggio in queste sale della Pinacoteca. Insomma, no? Noi abbiamo fatto un ragionamento sulla scrittura, un ragionamento sull'esistenza, no? Tutti questi temi stupendi, bellissimi, no? Che fanno parte della nostra, del nostro essere. E questo vaso rappresenta l'uomo, tutto sommato, capisci? Quindi l'interezza dell'uomo con la sua ombra, bene? Quindi con quello che ci portiamo appresso e che non vediamo, che non vogliamo vedere, quindi il nostro fantasma, perché l'ombra è un po' la nostra proiezione, che si muove, no? Si muove in relazione a quello che la luce dà come riflesso su di noi, e su c'è una figura estremamente significativa, almeno per quanto mi riguarda, rappresenta un istrice. E che può rappresentare l'altro, no? L'altro con il quale ci relazioniamo, l'altro con il quale ogni tanto ci pungiamo sugli acoli, voglio dire, no? Quindi l'altro in tutte le dimensioni, voglio dire, possibili e immaginabili nella sua declinazione, voglio dire, l'altro, e l'altro è il fantasma. Il fantasma che ci interroga, insomma. Il vaso rappresenta questo, rappresenta l'altro. Grazie al maestro Di Lorenzo e ricordo ancora ai nostri telespettatori che la mostra personale Opere in Ceramica è in visione fino al 31 di questo mese corrente.